La magia di Badolato, un piccolo presepe incastonato sulle colline che sovrastano la costa ionica catanzarese, un luogo ricco di fascino con un contesto naturalistico, culturale e storico che ha portato il piccolo comune del Basso Ionio catanzarese ad essere inserito nella rete dei borghi più belli d'Italia, unico nella provincia di Catanzaro. L'accoglienza e l'ospitalità sono il simbolo di un borgo che dalla provocazione Badolato paese in vendita è passato oggi ad un paese ripopolato da tantissimi stranieri che hanno comprato casa, nord europei e americani soprattutto. Il borgo che si ripopola, il borgo che diventa meta di quello che ormai viene etichettato come turismo lento. E allora scopriamo Badolato insieme a due protagonisti di questa rinascita, Domenico Leuzzi e Luigi Staiano. Buongiorno e ben ritrovati a Badolato. Per noi è sempre un piacere poter, come dire, divulgare la nostra esperienza di borgo ormai tra i borghi più belli d'Italia, visto che insomma abbiamo iniziato praticamente da zero quando il paese era quasi diventato un paese fantasma. Faccio un passo indietro, visto che insomma da lì è partita la nostra avventura. Parliamo degli anni 98-99, quando sulle nostre coste è sbarcato la prima nave di profughi curdi. Da lì, la faccio breve, insomma, da lì siamo partiti grazie anche allo spunto di Mimmo Lanciano, giornalista, che ha avuto la brillantissima idea nell'86 di proporre Badolato come paese in vendita, come provocazione giornalistica. E che dire, noi nel 97-98, quando abbiamo ospitato questi profughi che sono stati allocati in questo borgo, siamo venuti, come dire, a riscoprirlo, anche perché era ormai divenuto, dopo tantissimo tempo, un posto attenzionato a livello internazionale, visto che abbiamo dato ospitalità a questa gente. E da lì, e ovviamente, sono arrivati i primi giornalisti stranieri che hanno, come dire, parlato di Badolato come paese di accoglienza. Siamo stati apprezzati per la nostra semplicità, la nostra cucina, il nostro modo di essere, che siamo un paese, come dire, dal punto di vista di ospitalità, forse tra i più, culturalmente tra i più bravi al mondo. La nostra semplicità li ha attratti tantissimo, e da lì in poi ci siamo proposti sui mercati stranieri cercando di vendere immobili non solo a scopo turistico ma a scopo di ripopolamento, tant'è vero che oggi parliamo di neobadolatesi, che sono praticamente tutti questi stranieri che hanno acquistato casa e che spendono buona parte del loro anno qua da noi come cittadini badolatesi. A questo ovviamente poi si collega anche il turismo che oggi, come mi piace sottolineare, grazie anche a questo riconoscimento di borghi tra i borghi più belli d'Italia, sta facendo di Badolato sulla costa ionica un paese di fortissima attrazione. E allora addentriamoci nel borgo badolatese insieme a Domenico Leuzzi. Adesso siamo nella parte più antica del borgo, siamo su Corso Umberto, davanti alla Torre Campanaria, quello che è rimasto della Torre Campanaria, che era la torre di avvistamento che veniva utilizzata per, come dire, controllare eventuali invasori provenienti dal Mar Ionio. La torre era il doppio rispetto a quelle che vediamo oggi, con in cima la campana che veniva suonata quando il borgo era minacciato da questi invasori. E si trova praticamente a due passi dal comune e lungo la discesa che porta fino alla Chiesa dell'Immacolata. Buongiorno! Come stai? Noi siamo bene, ci racconti la sua esperienza, quando è arrivato qui e cosa fa di bello a Badolato? Ah, c'è tante belle cose qua in Badolato. Guarda. Perché ha deciso di venire qui a Badolato? Perché è un posto meraviglioso. C'è gente, c'è case, c'è sole, buon cibo, tutto buono, sì. Ci diceva Domenico che lei fa praticamente il contadino qui. Sì, sì, ho fatto contadino in Stati Uniti anche, ma qua è meglio. Ed eccoci arrivati a Piazza Santa Maria. Questa piazza, io ne vado pure molto orgoglioso, è stata ripopolata adesso da gente proveniente da quattro paesi diversi. Piccolo angolo proprio di, sì, di Badolato. È una piazzettina poi veramente a modo, si chiama Santa Maria perché abbiamo la chiesa di Santa Maria qui davanti. Allora, in questa piazza abbiamo alle mie spalle una famiglia di americani che si è insediata almeno nel 2008, abbiamo poi degli svedesi sulla mia sinistra, abbiamo ancora degli americani,
svedesi e olandesi, per cui è ovviamente degli italiani del posto, gente locale, e una famiglia proveniente da Genova. Per cui è una piazza dove parliamo di villaggio, piazza multiculturale, un melting pot direi io, per cui dobbiamo andare veramente fieri. Tra le particolarità di Badolato anche la sua posizione geografica tra mare e montagna, dalla marina di Badolato in un quarto d'ora a oltre 1000 metri di altezza in montagna. Ne parliamo con Luigi Staiano. Il nostro territorio Badolato offre la possibilità in pochi minuti di partire da zero dal mare e arrivare in montagna a 1000 metri passando per il borgo. Quindi la collina e molti paesaggi rurali con viste panoramiche spettacolari ed essere in un quarto d'ora su in montagna a 1000 metri in un'area completamente verde attrezzata con gazebi e griglie di cui si possono anche pensare di fare una passeggiata e una scampagnata nel cuore della natura. E tra le eccellenze enogastronomiche di Badolato c'è proprio Luigi Staiano. Il progetto è nato dalla ristrutturazione della casa dei nonni, perché diciamo che c'è un certo, una situazione affettiva che era un po' ferma, un po' non vissuta. E allora è nato st'idea di restaurare la casa, e trasformandola in una casa vacanza, un B&B, vivendo anche fuori, che trasferendosi in parte dell'anno per dedicarsi personalmente alla ristrutturazione, e a un certo punto iniziare questa attività di accoglienza. E soprattutto diciamo, si parte con la stagione estiva, che qui si parlava di agosto, e il turismo italiano, però il nostro territorio permette una presenza quasi anche nella bassa stagione, soprattutto durante autunno e primavera, di cui c'è una presenza di stranieri di varie nazionalità, nord europei, americani e altro. E sono venuti, come ci dicevi, anche negli ultimi periodi, accentuato col periodo del lockdown, a lavorare praticamente in smart working, a stare qui periodi magari di 2-3-4 mesi e vivere immersi nella natura lavorando. Esattamente, abbiamo anche sta crescendo questo tipo di accoglienza, di periodi lunghi, che noi sfruttiamo molto nella bassa stagione. Naturalmente questi si lavorano immersi nella natura, si godono il territorio, scoprono la nostra cultura, le nostre attività rurali e non solo. Allora, questa attività poi diciamo che a un certo punto vengo fuori dalla... svolgevo la doppia attività, 2011 l'attività principale viene chiusa, decidendo di dedicarmi al turismo, all'accoglienza e perché no all'enogastronomia, per cercare di dare dei servizi in più, perché qualche anno fa non c'era quello che oggi si trova nel borgo, quindi attività enogastronomiche, bistrò, ristoranti particolari. Si è diversificata anche la cucina, quindi ci sono locali che danno cose diverse, quindi uno può spaziare nel borgo passeggiando tra le vie, tra le rughe, non le chiamiamo rughe, e godendo di ogni giorno una cosa diversa, quindi si è creata anche una sorta di circuito anche enogastronomico, e che uno che anche sta un periodo breve ha la possibilità di scoprire tante delle nostre peculiarità gastronomiche e non solo.
Il nostro viaggio si conclude al convento dei padri francescani minori e il convento della Madonna degli Angeli. Sino alla fine degli anni 70 del 1900 è stato proprietà dei francescani, poi dalla metà degli anni 80 è del francescano padre Ligio Gelmini che vi ha ospitato una comunità di Mondo X. Questa tappa adesso qui al convento, che la dice lunga riguardo dei nostri monumenti un po' sparsi in tutta la Calabria, non solo Badolato, questo convento francescano del 1603, che praticamente potrebbe essere simbolo della nostra rinascita di comunità badolatese, nel senso posto ameno, tranquillo, meraviglioso e sereno. Noi vi salutiamo tutti con l'invito di rivedervi a Badolato durante questa stagione estiva 2023, ma anche oltre ovviamente, visto che abbiamo un calendario piuttosto ricco di eventi per tutta la stagione fino a settembre, e mi auguro di avere qui a Badolato ovviamente tantissimi stranieri, così come abbiamo fatto fino adesso, italiani, visto soprattutto quelli di prossimità che dovrebbero scoprire il territorio, visto che a volte conosciamo realtà lontanissime migliaia e migliaia di chilometri e poi ci perdiamo quello che di autentico e di buono abbiamo in Calabria. Grazie per averci visitato e vi auguro una buona estate.